sono preparata anche dell'acqua, non si vede. Vabbè, mi sono preparata là un bicchiere d'acqua. Vabbè, mi sono preparato un bicchiere d'acqua perché secondo me non mi piacciono, però assaggiamo. Allora, aspettate, vi faccio un attimo vedere. Aspetta, ecco. Vediamo se mette a fuoco, non tanto. Allora, come vedete ha dei... Aspettate, non posso. Allora, ha dei... Mi sa che se metto la mano dietro è anche più bello. Allora, ha dei... vedete? Dei pallini rosa. E che penso che sia il pepe rosa, ovviamente. E poi, vabbè, si vedono le sale. Qui c'è una bolla. E sono un pochino imperfette, però vediamo. Ah, il suono della... San Carlo. Però secondo me sono buonissime. Assaggiamo. Allora, scusate per tutti i rumori. Il sapore è molto indeciso, però sono abbastanza buone. Ne ho preso una senza pepe rose, quindi vediamo com'è. Perché secondo me sta solo di limone. Del limone a me piace da morire. Però mischiato anche col pepe rosa è molto molto aspra. Secondo me dovrebbero fare, penso che l'abbiano fatto perché l'hanno fatto di tutti i gusti, solo limone, solo lime. Secondo me sarebbero buonissime. Quindi, e vi consiglio di fare, di inventare le patatine solo al limone, perché secondo me sono più buone. Ne ho presa una, ma quanto è grande! No, allora, ora vi faccio vedere il confronto tra la mia mano e la patatina. Guardate. Ho preso una enorme, giga enorme, wow. Sono asprissime, non buone. Bevo un attimo l'acqua. Meglio bevo un po' d'acqua, molto meglio. Vi consiglio di portarmi un bicchiere d'acqua se volete fare un video su queste patatine insieme agli altri, così, perché no, un po' d'acqua ci vuole. Comunque sono veramente veramente buone. Sono enormi. No. No, ma dai, no. Quella di prima era genone, però non potete fare le patatine così tanto grandi. Troppo grandi. Okay. Allora, secondo me dovreste farle. Sono buone, sono veramente buonissime. Però, insomma, dovete farle un pochino più grandine. No, scusate, un pochino più piccoline. Vabbè, di solito... Vabbè, ora l'ho pescata una piccola. Però di solito sono giga enormi, quindi è meglio farle un pochino più piccoline. E secondo me vi consiglio di fare anche il gusto del lime. Buono. Allora, il mio voto è 6,5, perché cos'è 6,5? Perché sono buone, ma sono innanzitutto la grandezza, sono enormi e non ce la faccio a mangiarle tutte in bocca, perché di solito a me, guardate, mi piace farle. Mi piace farle mangiarle tutte in bocca insieme, ma queste qua, come hai fatto a mangiarle tutte insieme? Non ci stanno nella mia bocca,
In alcuni sì, ma nei bambini se li devo mangiare non so come fanno a entrare tutta nella bocca. A me piace mangiarle tutte in una bocca. Ditemelo anche voi, se vi piace mangiarle tutte intere oppure spezzettarle, cioè fare... E poi ne mangio un'altra oppure... Più bello. Quindi vi consiglio di farle un pochino più piccoline, perché ogni volta 6,5, perché innanzitutto per la grandezza e poi sono molto aspre, quindi vi consiglio anche di o farle un pochino meno aspre oppure oppure fare anche solo lime, che sarebbero buonissime. Comunque sono veramente buone, sono contenta di averle comprate. Ditemi se questi video vi piacciono, perché se vi piacciono ne farò altri. Niente. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, iscrivetevi al canale, condividete questo video e scrivetemi giù nei commenti se volete che vi saluto, che nel prossimo video vi saluterò. E vi dovete anche scrivere però. Se volete che mi saluto, se vi saluto, vi dovete anche iscrivere al mio canale. Io vi mando un bacio, una grazie e un abbraccio e grazie. Grazie ragazzi, siete il mio mondo. Ciao!